Gianfranco Venturoni, capogruppo del PDL in consiglio regionale, fatto il presidente della Repubblica, è arrivato anche l'incarico a una persona che ha legami anche forti con l'Abruzzo come Enrico Letta. Ma io sono favorevole al fatto che il presidente Napolitano abbia dato l'incarico a un politico che ha responsabilità politica e di partito, perché sono convinto che in questo momento ci vuole un governo politico. Perché? Perché i partiti dopo, di fronte alle scelte, non vadano a scaricare per motivi elettorali sui vari ministri o sul presidente del Consiglio che non hanno paternità, per cui poi la fiducia stessa al governo viene meno e comunque si crea la possibilità anche di poter fare un po' di qualunquismo sulle scelte. Invece con una responsabilità diretta credo che le scelte giuste si possono fare, anzi si devono fare. Io sono convinto che gli italiani capiscono quando le cose sono necessarie e quando invece sono solo strumentali. Le cose da fare le conosciamo molto bene, sono condivise un po' da tutti, da destra e da sinistra. E credo che alla fine, se si deve fare i sacrifici però con una prospettiva è un discorso. Se invece seguitiamo a chiedere agli italiani di fare sacrifici senza nessuna prospettiva, allora naturalmente arriva la sfiducia e soprattutto subentra anche quella, diciamo, quella tentazione di andare all'estero, di non investire più in Italia. Nel momento in cui si intravede un governo politico, ma soprattutto una cosa seria che ha delle prospettive future, naturalmente dà più credibilità alla politica e naturalmente l'economia migliora. Quando ci sono provvedimenti urgenti da prendere non esistono barricate, anche in consiglio regionale avete dato dimostrazione che ci può essere condivisione pur da opposti versanti. Ma io credo che noi stiamo vivendo in questo momento un periodo sicuramente critico di questo paese, che in parte sicuramente c'è responsabilità anche dei governi precedenti, ma non dobbiamo dimenticare che la responsabilità maggiore è di una crisi economica mondiale. Quindi siamo in un momento di difficoltà. E quando il paese è in guerra, non è che si può dividere. Quando il paese è in guerra, naturalmente, in questo caso è una guerra economica, fortunatamente non armata, ma è il momento in cui uno deve stringere le file. Cioè la dialettica fra contrapposizioni di partito, di schieramento, vale quando le cose sono normali, quando c'è un clima di normalità, ma ripeto, quando c'è un clima di guerra, perché tale è in termini economici, che poi si ripercuote naturalmente anche diciamo, sul stato di salute economica dei cittadini, io credo che questo è il momento di stringere le file, di fare i provvedimenti, di salvarci tutti, perché nessuno può pensare di potersi salvare affossando l'altro. Qui si tratta praticamente del popolo italiano, abbiamo due schieramenti che hanno ricevuto più di 10 milioni di voti, ma ormai vicini l'uno all'altro, anche nelle ultime elezioni abbiamo visto in Friuli, la differenza è pochissima e quindi io credo che sia il momento di far prevalere la ragione e non diciamo, l'interesse di parte. Cioè, ci sono delle cose che vanno fatte perché altrimenti poi la ricaduta economica negativa è molto più dell'intervento che tu non fai in quel momento. Allora non possiamo permettere che un porto di Pescara non funzioni o che per motivi burocratici chiudiamo l'aeroporto d'Abruzzo, faccio l'esempio come si è rischiato di fare, o che l'Istituto Braga muoia. Cioè, voglio dire, mo faccio dei piccoli esempi, ma anche così le crisi soprattutto che abbiamo in tempo industriale, sia per quanto riguarda la zona dell'automotive, che è la zona della Valle Peligna, della Vibrate, e potrei fare tanti esempi ancora. Cioè, non è che noi possiamo essere ciechi e sordi di fronte a questi problemi. Questi problemi vanno affrontati. Naturalmente si fa quello che si può, però si deve fare subito e in fretta. Non possiamo assolutamente fare ancora discorsi di commissioni, esaminiamo il problema. No. Il tempo di esaminare il problema è finito, poi si tratta il tempo di agire, perché di fare, ripeto, chiacchiere ormai non serve più a nulla. Ultima no nota, una battuta magari per rispondere anche a Maurizio Acerbo sul rinvio, della questione doppi vitalizi. Ma anche lì, vedete, lo stesso Maurizio Acerbo ha chiesto il rinvio, perché che uno debba fare un provvedimento che poi viene impugnato di fronte a un qualsiasi tribunale, poi il tribunale gli dà ragione,
Noi non solo non abbiamo fatto un risparmio, abbiamo speso soldi pubblici perché i processi costano, poi i rimborsi e quant'altro. Cioè, bisogna fare le cose con una certa logica, non si possono fare le cose, ripeto, solo per fare campagna elettorale. Cioè, la campagna elettorale è finita in questo momento, cerchiamo di fare le cose invece che hanno un senso. Le cose che hanno un senso devono tener conto dei diritti acquisiti, devono tener conto delle realtà, diciamo, delle leggi. Cioè, poi i privilegi, l'abbiamo sempre detto, e penso che la Regione Abruzzo sia la prima a aver dimostrato che il privilegio della politica è stata diciamo, ridotto, i privilegi sono stati ridotti in maniera drastica e nessuno vuole creare la salvaguardia di questa casta. Però neanche si possono fare provvedimenti, ripeto, che hanno, a mio avviso, soltanto un aspetto di propaganda politica e poi alla fine frana di fronte a qualsiasi giudice.